illustra come realizzare un esperimento sulla caduta libera mediante sistemi online PASCO Data Studio GLX. Per realizzare l'esperimento avete bisogno del computer su cui far girare Data Studio, una qualsiasi interfaccia PASCO serie nera o serie blu con il relativo sensore di moto e come corpi da far cadere una palla da pallavolo o da basket, un libro cartonato pesante e un libretto leggero. Avrete anche bisogno di un sostegno posto in alto, per esempio sopra un armadio, per tenere il sensore di moto puntato verso il basso. Noi qui effettueremo le cadute verso il tavolo, ma ovviamente è meglio eseguirle verso il pavimento per avere una corsa maggiore. Cominciate la preparazione fissando il sensore di moto all'asta, puntato verso il basso. Se utilizzate un'interfaccia serie nera, dovrete dichiarare al software il sensore che state utilizzando. Cliccate sul canale digitale 1, dove connetterete l'adattatore giallo del sensore, e selezionate sensore di moto rettilineo. Ok. Dalla finestra di setup selezionate 50 Hz come frequenza di misura. Chiudete la finestra per accettare questi parametri. Se invece utilizzate un'interfaccia serie blu, è sufficiente connettere il sensore di moto all'interfaccia affinché il software la riconosca automaticamente. Per impostare la frequenza di misura a 50 misure al secondo, selezionate Imposta e come prima 50 Hz, chiudete la finestra. Dato che qualsiasi esperimento di caduta libera ha una durata molto breve, scegliamo dalla finestra Imposta Opzioni di campionamento. Arresto automatico, tempo 2 secondi. Questo farà sì che il software misuri soltanto per 2 secondi dopo che abbiamo dato il comando, tempo più che sufficiente per la caduta. Ok, chiudiamo. Eccoci pronti per la misura. Posizioniamo la palla sotto il sensore, con la nostra mano sotto in modo che non interferisca col fascio di ultrasuoni, diamo il comando Alt R per cominciare la misurazione e poi avremo 2 secondi per far cadere la palla. Ecco il comando. Dopo 2 secondi la raccolta dati termina automaticamente. Vi troverete con un grafico tipo questo. Autoscaliamolo col pulsante più in alto a sinistra. E leggiamolo. Questa è la distanza della palla dal sensore in funzione del tempo. La palla all'inizio è vicino al sensore ed è ferma, si allontana dal sensore, sta cadendo, rimbalza, si avvicina al sensore, se ne allontana nuovamente. Qua si coglie l'inizio di un secondo rimbalzo e poi il sensore la perde. Ma poco ci interessa perché ci bastano questi dati per fare una buona analisi. Se in quest'area di Data Studio i dati raccolti non compare la velocità, scegliete da Imposta di visualizzare anche la velocità e chiudete la finestra. Automaticamente sarà comparsa la velocità tra le grandezze graficabili. Per determinare l'accelerazione ci avvarremo proprio dei dati di velocità. Trascinate la raccolta 1 di velocità sull'icona grafico. Compare un grafico di velocità che ovviamente è disturbato in fondo dai dati spuri, ma possiamo facilmente eliminarli semplicemente ingrandendo con la lente di ingrandimento dall'inizio dei dati che ci interessano alla loro fine. La velocità è facile da interpretare, era nulla all'inizio. Aumenta linearmente man mano che la palla cade, ha una brusca inversione a rimbalzo e di nuovo cresce. Per vedere il valore di accelerazione scegliamo interpolazione lineare e la applichiamo al primo tratto di discesa. Otteniamo un valore di 9,33 m al secondo quadrato.
ovviamente un po' deficitario rispetto al valore teorico di 9,8 perché la palla presenta una notevole resistenza aerodinamica. Quello che è interessante è che se applichiamo gli stessi dati al rimbalzo, vediamo che l'accelerazione ha un valore molto vicino, in questo caso 9,39, ma soprattutto l'accelerazione è a direzione valore costante anche al momento in cui la palla inverte il moto. Per ottenere un valore di accelerazione vicinissimo al valore teorico, l'oggetto ideale da far cadere è una grossa sfera d'acciaio da cuscinetto a sfere di qualche centimetro di diametro. Ma adesso vediamo qual è il comportamento dei libri che abbiamo citato prima. Cominciamo con un pesante libro cartonato. Cominciamo la raccolta dati e facciamolo cadere. Proviamo poi con il libro più leggero, che ovviamente soffrirà ancora di più della resistenza aerodinamica. Raccogliamo. Stop. Vediamo ora i dati dei libri. Chiudiamo i grafici che sono presenti sullo schermo, potremo comunque richiamarli in seguito, e richiamiamo direttamente il grafico di velocità della raccolta del libro pesante, trascinandola sull'icona grafico. Anche qui ingrandiamo in modo da evidenziare la parte che ci interessa, che è soltanto la prima caduta, ed effettuiamo un'interpolazione lineare della fase di accelerazione. Otteniamo un valore di 9,26 metri al secondo quadrato, in linea con quello che ci si può aspettare da un corpo che è sì pesante, ma presenta una grande superficie d'attrito. Effettuiamo la stessa analisi per il libro leggero, trasciniamo la sua raccolta di velocità su una nuova finestra grafico. Questi sono degli evidenti punti spuri, possono essere dovuti a varie ragioni, ma quello che ci interessa è questa prima salita di velocità, per cui andiamo a ingrandirla e facciamo il fit lineare. ...8,17 metri al secondo quadrato, un'evidente differenza dovuta alla resistenza dell'aria che per un corpo del genere è importante. Come ulteriore estensione dell'esperimento suggeriamo di utilizzare come corpi di caduta i pirottini, quei vassoietti di metallo o di carta in cui si cuociono i dolci tipo muffin. Infilandone due o tre uno dentro l'altro è facile ottenere un corpo che raggiunge addirittura la velocità limite anche in un solo paio di metri, e questo risulta evidente dai grafici. Come eseguire l'esperimento con il solo GLX? Appena inserito il sensore, il GLX mostra un grafico di posizione in funzione del tempo. Con il tasto casetta torniamo al menu principale e selezionando F4 sensori abbiamo accesso al setup del sensore. Scendiamo su frequenza di campionamento e con il tasto più lo aumentiamo al valore di 50 misure al secondo. Casetta ci riporta alla condizione iniziale. F1 ci porta a grafico. Dopodiché con il tasto raccogli, tasto col grande triangolo, possiamo cominciare la raccolta dati. Il tasto triangolone nel GLX serve sia per cominciare che per terminare la raccolta dati. Quindi prepariamo il nostro libro per la caduta, triangolone, e lasciamo cadere, triangolone. Anche in questo caso vedremo l'accelerazione come interpolazione lineare della velocità, per cui cominciamo con lo scalare il grafico F1, dove vediamo il libro fermo all'inizio, la rapida discesa e l'arresto. Con il tasto di spunta scegliete posizione, ok, e tra le grandezze da visualizzare la velocità.
Come anche in data studio ci serve isolare il piccolo tratto di salita, questo, per applicare in questo punto l'interpolazione lineare. Scegliamo dunque scala muovi e con alcuni comandi di scala e poi di muovi isoliamo il pezzo che ci interessa. Da strumenti scegliamo interpolazione lineare, che all'inizio viene applicata a tutti i dati. Posizioniamo un cursore alla fine dei dati che ci interessano. Di nuovo strumenti e commuta cursore. Spostiamo il secondo cursore all'inizio della salita. Leggiamo direttamente il valore di accelerazione, che in questo caso è 9,16. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.